Siamo in compagnia di Enrico Vaccari di Consult Invest. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, partirei velocemente dalla seduta europea, sicuramente sottotono, in particolar modo il FTSE MIB cede in questa ultima seduta della settimana. Qual è il motivo per questa mancanza di ottimismo a suo avviso? Il peso dei titoli bancari che stanno scendendo ormai da alcune sedute chiaramente incide molto sulla performance dell'indice ed è il principale macigno che trascina a ribasso l'indice FTSE MIB, perché di fatto le prospettive a medio termine per quello che riguarda la campagna vaccinale sono incerte e quindi di fatto non c'è una vera e propria scommessa sulla ripresa e quindi gli effetti di una possibile recessione economica di nuovo potrebbero incidere sui bilanci delle banche, da qui le banche in questo momento sono vendute. Per quello che riguarda i rialzi, vedo ci sono alcune singole storie che sono legate a alcune notizie sui singoli titoli, non c'è un vero e proprio settore che guida i rialzi e quindi di fatto c'è una debolezza di fondo su tutto il listino. Ecco, lei ha menzionato le banche, sicuramente una settimana debole per tutte le banche, poi ieri abbiamo sentito anche un allarme che arriva della BCE, in particolare Andrea Enria che si occupa ovviamente della vigilanza e volevo sapere anche da parte sua se possiamo aspettarci un comparto bancario italiano ma anche europeo ancora meno attraente rispetto a quello americano, sia a causa di possibile ondata di NPL, ma non solo, anche per il motivo che ovviamente tuttora c'è un tetto sia per quanto concerne i dividendi e ovviamente i buybacks proprio non esistono come, ecco, come un'azione qua in Europa. Sì, è chiaro che questo manca come supporto alle banche europee, quello dei buyback, mi riferisco all'ultima cosa che diceva lei, e questo in assoluto potrebbe essere un supporto molto importante perché è chiaro che i titoli bancari oggi quotano a valori molto bassi, non solo per quello che riguarda il rapporto prezzo-utile, ma soprattutto per quello che riguarda prezzo-valore di libro. Abbiamo una media europea che è al di sotto dello 0,6 in rapporto tra il prezzo e il valore di libro. È chiaro che se fosse possibile per le banche fare dei buyback o comunque accentuare delle campagne di riacquisto, chiaramente sarebbero valori fondamentali che aiuterebbero e sosterrebbero i titoli. Quindi da questo punto di vista manca anche questo supporto. Ma soprattutto diciamo che il mercato bancario europeo in questo momento soffre delle incertezze della pandemia, perché mentre negli Stati Uniti è più chiaro l'orizzonte, quindi si vede la fine di quella che potrebbe essere la campagna vaccinale verso l'estate, qua in Europa con tutte le cause che ci sono in questo momento tra le case farmaceutiche e la stessa Unione Europea, i ritardi che sono stati fatti chiaramente pone grosse incertezze sul futuro e quindi di fatto i titoli finanziari sono quelli che soffrono di più. In effetti lei ha fatto bene a sottolineare il peso soprattutto della campagna vaccinale, intanto l'Unione Europea ha pubblicato il contratto con AstraZeneca, le tensioni stanno aumentando sempre di più, l'EMA a sua volta ha autorizzato il vaccino di AstraZeneca anche se l'efficacia soprattutto per gli over 55 non è del tutto confermata, che sia almeno al 90%. Appunto volevo capire quanto potrebbe pesare ancora la campagna vaccinale sui mercati e se a questo punto insieme alle banche centrali sono l'unico market mover, perché per il momento la politica non sembra far parte dei movimenti. Sì, diciamo che le banche centrali sono andate un po' sottotono perché non fanno altro che confermare le linee di politica monetaria che hanno stabilito subito dopo la crisi e la BCE che ha confermato a dicembre con piccoli movimenti, ma di fatto il trigger importante per i mercati sai sicuramente la campagna vaccinale. Quello è il fattore chiave che può muovere i mercati in una direzione o in un'altra. In questo momento l'Unione Europea sta facendo, diciamo, è uscita male da quella che era una possibile partenza della campagna vaccinale, secondo me ha sbagliato alcune mosse, nel senso che questa crisi pandemica è paragonabile a una guerra e quindi essendo una guerra forse bisognava muoversi con meno burocrazia e attivare tutti i canali possibili per avere più vaccini a disposizione. Questi ritardi chiaramente incideranno sulla vaccinazione delle persone
e a loro volta incideranno sulla ripresa economica, che in Europa sicuramente sarà più lontana rispetto agli Stati Uniti o altri paesi che si sono mossi prima. Ecco, invece, sorpreso della mancata reazione del mercato, in particolar modo il mercato obbligazionario, della crisi di governo che sta andando avanti più o meno da 2 settimane, direi in un momento più che delicato per più di un motivo. No, perché di fatto il mercato guarda, come dicevamo prima, ad altre cose. Il mercato è interessato a vedere il mondo quando riaprirà e soprattutto l'Europa e l'Italia quando riapriranno. E tutto questo è legato alla pandemia e alla campagna vaccinale. Gli aspetti politici per il momento sono trascurati, se non dovesse precipitare la situazione chiaramente questo cambierebbe, però per il momento ci si aspetta una soluzione che potrebbe arrivare, quindi di fatto viene in qualche modo ignorata perché gli occhi sono rivolti da un'altra parte. E infatti spostiamoci velocemente a Wall Street, perché anche lì la seduta procede ben sotto la parità. I grandi protagonisti rimangono ovviamente GameStop, BlackBerry e AMC. Ovviamente già da un po' di giorni stiamo vedendo questa, se possiamo dire, guerra, se possiamo chiamarla così, tra gli investitori retail e i hedge fund. In particolar modo però gli investitori retail, quelli soprattutto che visitano il sito Reddit, si sono particolarmente arrabbiati con la piattaforma Robinhood, che ovviamente è visitata soprattutto da investitori retail e ha limitato il trading su questi 3 titoli che ho appena menzionato. Volevo capire le sue posizioni, ha senso questa guerra o meno? Perché? Perché a livello fondamentale questi titoli non hanno un futuro, nel senso che magari vale la pena fare qualche battaglia per delle aziende che stanno bene a livello fondamentale, ma non per le aziende come GameStop, che hanno performato veramente male sia a livello di trimestrali ma anche a livello di organizzazione interna. Quello che sta accadendo non è una normale attività di borsa a cui noi siamo abituati. Gli scambi su questi titoli hanno un'origine diversa. L'origine è che la pandemia ha creato un esercito di piccoli investitori che più che investitori sono scommettitori e che quindi usano i titoli e i prezzi dei titoli come se fosse un casinò e quindi approfittano di un titolo rispetto a un altro in relazione a quella che è una diffusione social di alcuni messaggi che poi diventano sempre più grandi e quindi si scontrano contro il mercato. Da una parte abbiamo gli investitori tradizionali, anche gli hedge fund, che sono abituati a operare in una maniera classica, dall'altra parte abbiamo un esercito di piccoli scommettitori, proprio li chiamerei così, non sono investitori, che vanno da una parte all'altra secondo quelle che sono le indicazioni del momento. È qualcosa di nuovo, è un effetto della pandemia che ha costretto le persone a stare a casa e quindi molti hanno aperto dei conti online e si sono improvvisati giocatori sui mercati azionari. È qualcosa che non è regolato e non è secondo me neanche regolabile, a meno che non si tolgano alcune libertà di mercato. Quindi è qualcosa di nuovo su cui bisognerà riflettere molto e soprattutto le autorità di vigilanza dovranno riflettere molto. Assolutamente sì, vorrei far vedere a tutti ovviamente il Twitter di Elon Musk, perché ha scatenato di nuovo un rally. Questa volta, ovviamente in precedenza, ha scatenato il rally di GameStop, oggi ha scatenato il rally del Bitcoin aggiungendo semplicemente l'hashtag Bitcoin sulla propria bio su Twitter. Io volevo capire da lei quanto è razionale la scelta degli investitori basata sui tweet di Elon Musk, perché abbiamo visto tra l'altro anche tanti altri paradossi. Se vogliamo ricordare Signal, e ovviamente Elon Musk si riferiva all'app Signal, l'app che sfida WhatsApp per quanto concerne la chat, ma non al titolo Signal che fa parte dei semiconduttori. Ciononostante abbiamo visto anche lì un spike rialzista più del 150% in solo una seduta. È il nuovo mondo che ci aspetta, il mondo social che diffonde le notizie e soprattutto gli influencer o le persone più seguite possono muovere acquisti su determinati prodotti
ma come muovono acquisti su determinati prodotti e mettono in trend, per esempio, un paio di scarpe, una borsa, eccetera, possono allo stesso modo mettere in trend un titolo azionario. Quindi è una cosa totalmente nuova, ma è uno degli effetti di questo mondo social totalmente diffuso, totalmente connesso, che si basa su alcune indicazioni che diventano però delle scommesse che non sono più paragonabili a investimenti. Gli investimenti si fanno sulla base di fondamentali, noi siamo abituati a lavorare sui fondamentali, sui bilanci delle aziende, sulle prospettive. Queste sono vere e proprie scommesse che travolgono il mercato e rischiano però di fare dei danni anche molto grandi. Ecco, secondo lei ci deve essere una risposta anche da parte della SEC, giusto per capirci, per chi ci segue, la SEC è l'equivalente della Consob italiana? C'è già stata una moral suasion da parte della SEC, la SEC sta in questo momento tutte le limitazioni che i broker stanno facendo agli acquisti o alle vendite di opzioni allo scoperto e stanno uscendo una dopo l'altra in queste ore sono, secondo me, frutto di una moral suasion da parte della SEC americana. Poi sicuramente se questa moral suasion non produrrà effetti è molto probabile che ci sarà una legislazione in materia, però non dimentichiamoci che il mercato americano è il mercato più indipendente al mondo, è un mercato che sulle leggi della libertà ha fatto la sua forza e la sua grandezza. Quindi io non mi aspetto che ci saranno dei vincoli molto forti, mi aspetto che alla fine un po' di assestamento, un po' di equilibrio venga trovato dal mercato stesso. Oggi abbiamo visto un po' di dati macro degli Stati Uniti, in particolar modo il consumer spending o le spese dei consumatori sceso dello 0,2%. Volevo chiedere come si fa a digerire un pacchetto di stimoli fiscali da 1,9 trilioni o 1.900 miliardi di dollari come quello proposto di Biden, soprattutto a causa del debito pubblico che causerebbe. Ma in questo momento tutti gli stati, non solo gli Stati Uniti, ma anche l'Europa e tutti gli stati che si sono trovati di fronte alla pandemia, hanno trascurato l'effetto sul debito e si sono preoccupati di mettere in campo degli stimoli che possono far ripartire l'economia. Poi si porranno il problema del debito in futuro e verosimilmente ci sarà un modo per far sì che il debito non pesi così tanto sull'economia e sarà la crescita dell'inflazione. La crescita dell'inflazione potrebbe ridurre il debito o rendere molto più leggero il peso che il debito ha sui bilanci dei singoli stati. Quindi alla fine in questo momento primo, combattere la pandemia, fare ripartire l'economia, poi ci preoccuperemo del debito. Ecco, invece come interpreta le decisioni della Fed e secondo lei sono visibili i target di inflazione perché in questo momento attualmente l'inflazione è ad 1,4% per il 2020, il target della Fed è vicino ma sotto il 2% o anche moderatamente sopra il 2%? Allora, per quello che riguarda la Fed ha in questa ultima riunione di fatto non ha fatto nessun movimento nuovo, nessuna azione nuova se non confermare gli stimoli monetari che sono in atto. Per quello che riguarda l'inflazione, il target della Fed è un po' più alto perché la Fed si aspetta quello che potrebbe accadere, cioè uno shock tra la domanda e offerta che potrebbe generare un'inflazione. Per esempio, il prezzo del petrolio in sordina è salito oggi è già vicino ai 55 dollari al barile, quindi è salito già di almeno 15 dollari negli ultimi mesi. Questo potrebbe avere un effetto sulla bolletta energetica, quindi sui prezzi che influiscono anche sull'inflazione, che non vediamo oggi, ma vediamo tra 6 mesi. Quindi un rialzo dei costi delle materie prime potrebbe avere un effetto inflattivo che noi vedremo tra settembre e dicembre. La Fed si riferisce secondo me a questo e quindi ha dei target di inflazione un po' più alti perché si aspetta che ci possa essere un rialzo generato da questi movimenti. Grazie mille ad Enrico Vaccari, consulente finanziario Consulting Invest, grazie per essere stato con noi e buon weekend. Buon weekend a voi.